Carcolani ha fatto uno studio sullo schiavismo del Daomei. Me ne può parlare? Sì, questo studio si inquadra in quello che è l'interesse scientifico principale dell'ultima fase dell'attività di Karl Polanyi, dopo aver studiato nella grande trasformazione l'avvento del sistema capitalistico, basato sul principio del mercato che si autoregola, e Polanyi sente il bisogno, anche perché riceve delle commissioni in proposito, di approfondire una fase storica precedente. E cioè lo sviluppo di grandi sistemi economici legati agli imperi pre-capitalistici. Quindi siamo in una fase storica che comprende i grandi imperi antichi, quelli mesopotamici, quello egizio, e poi si estende però fino ai più recenti imperi africani, che si collocano nel pieno dell'età moderna, quando inizia un importante rapporto fra il mondo europeo e il mondo africano. E la dimensione economica più importante che emerge da questo rapporto è purtroppo proprio la tratta degli schiavi. Nel momento in cui l'Europa e l'Africa si incontrano, attenzione, in una fase precoloniale, non bisogna anticipare l'origine storica del colonialismo. Il colonialismo africano è essenzialmente ottocentesco. Prima dell'Ottocento abbiamo presenze commerciali europee e naturalmente scambi tanto economici quanto culturali, che determinano anche situazioni molto interessanti e poco studiate culture ed economie miste in qualche modo, cioè, che producono per esempio a volte delle specifiche forme d'arte. Si parla per esempio di arte afro-portoghese per classificare alcuni manufatti africani, ma con committenza europea e con modelli europei che possiamo trovare tra 500 e 600, o anche l'emergere di una pittura africana che è essenzialmente una imitazione di quella europea. Quindi è interessante anche vedere come ci sia una interazione culturale che determina degli spazi comuni e delle società miste, che nulla hanno a che fare con l'impostazione brutalmente semplificatrice e brutalmente razzista del colonialismo successivo. Però comunque bisogna purtroppo constatare che ciò che emerge di più significativo sotto il profilo storico ed economico da questo incontro è precisamente la tratta degli schiavi. Nel momento in cui l'Europa si rapporta con l'Africa, la vede essenzialmente come produttrice di alcune merci che non possono essere reperite altrove, o perché altrove non ci sono, o perché altrove non sono tanto abbondanti e non sono così a basso prezzo. Certamente c'è l'avorio, successivamente ci saranno anche alcune produzioni agricole nel momento in cui verranno impiantate grandi piantagioni che servono essenzialmente per i bisogni dei mercati europei. Pensiamo anche al mercato di alcune spezie, come i chiodi di garofano, per esempio, che in parte almeno provengono dall'Africa. Ma alla fine la merce africana economicamente più interessante per gli europei è la merce umana, sono le braccia. Inizialmente, e soprattutto questo è poi il mercato fondamentale, perché servono a colmare una terribile carenza di braccia che si è venuta a determinare in America, nelle colonie americane, sia quelle inglesi del nord, sia quelle spagnole e portoghesi del sud. La schiavizzazione degli indios è fallita perché gli indios non sono adatti a questo tipo di sfruttamento economico. Inoltre si è determinato un crollo demografico, non dovuto tanto a massacri volontari quanto soprattutto alla diffusione di epidemie, quindi si può parlare di genocidio in America, ma in gran parte un genocidio involontario. Si è creato un vuoto economico che determina una non adeguata sfruttabilità delle risorse economiche americane. Servono braccia. Dove si prendono le braccia? Si prendono in Africa. E si prendono non attraverso la conquista diretta,
Se, contrariamente a un'idea che probabilmente abbiamo, che noi siamo andati in Africa per prendere gli schiavi, noi siamo andati in Africa per comprare degli schiavi che già c'erano. E in questo modo però abbiamo alimentato un mercato e abbiamo costretto questo mercato ad una crisi di sovrapproduzione. A un certo punto c'era talmente bisogno di braccia da vendere, c'era talmente domanda, che la domanda ha moltiplicato enormemente l'offerta, ma in questo modo ha alterato profondamente le società africane. In particolare ha cambiato profondamente la natura politica dei grandi stati africani che si erano affermati o si stavano affermando. Anche qui dobbiamo liberarci da certe impostazioni mentali molto razziste, come se l'Africa non avesse mai avuto qualcosa come stati prima dell'arrivo degli europei. Non è vero niente. L'Africa ha avuto imperi veri e propri prima dell'arrivo degli europei. Ha avuto società politicamente complesse, anche molto raffinate, come quella dello stesso Dahomey, studiato da Karl Polanyi, ma molte altre, il Ghana, il Mali e così via. E appunto erano strutture basate su un forte potere centrale, generalmente con basi militari, che certamente si alimentava anche attraverso conquiste militari, ma a un certo punto, in quanto come partner economico all'Europa interessavano quasi esclusivamente come produttori di schiavi, costoro hanno dovuto moltiplicare enormemente la produzione di schiavi, quindi moltiplicare enormemente le guerre. Quindi determinare anche una profonda alterazione demografica, quindi determinare una situazione di costante instabilità, quindi a un certo punto delegittimare se stessi, far venire meno la propria base di consenso, trasformarsi appunto in strutture politiche assolutamente devastanti, con l'obiettivo fondamentale di catturare schiavi e quindi con l'obiettivo fondamentale di fare guerre e guerre assolutamente distruttive. Guerre che non servono a impadronirsi di risorse che poi comunque è possibile utilizzare in maniera creativa e costruttiva, ma al solo scopo di produrre risorse da trasferire altrove e da cui quindi non ricavare nessuna autorità, impoverendosi. Ecco, la tratta degli schiavi è un mercato in cui entrano volontariamente entrambe le parti in causa, in cui quindi non c'è originariamente una supremazia europea, ma in cui alla fine il produttore della merce principale, il produttore dell'avorio nero, cioè della carne umana, delle braccia da lavoro, finisce per indebolirsi sempre di più, proprio perché questa produzione è in realtà una produzione economica autodistruttiva. E quindi alla fine si determina uno squilibrio che vedrà non soltanto una netta supremazia europea, ma paradossalmente vedrà gli europei farsi i portatori di esigenze morali rispetto a questi regni che verranno a un certo punto classificati come selvaggi, barbari, pagani, disumani. Paradossalmente, dopo aver sfruttato per secoli la schiavitù, gli europei legittimeranno il dominio coloniale dell'Africa in gran parte proprio sull'esigenza di impedire a questi selvaggi e barbari di continuare ad avere schiavi. Una delle principali giustificazioni ideologiche del colonialismo è l'esigenza di abolire la tratta, dopo, a partire dal 700 circa, dopo che tra 5 e 700, ma in parte ancora 800, gli europei se ne erano serviti larghissimamente appunto per soddisfare le esigenze di manodopera e quindi di sfruttabilità economica delle loro colonie americane. Quindi direi che si tratta di un modello economico importante, perché un modello di scambio economico che progressivamente diventa tanto squilibrato da determinare l'assorbimento di una delle parti da parte di quella che alla fine ha avuto una netta supremazia. Da una supremazia economica, proprio perché una parte è costretta a vendere le proprie ricchezze senza avere in cambio altre ricchezze, ma avendo in cambio essenzialmente degli strumenti di distruzione. Alla fine la ragione di scambio fondamentale della tratta degli schiavi è schiavi contro armi, che servono a produrre più schiavi, che servono ad avere più armi e così via, in una vera e propria spirale autodistruttiva. Una delle parti riceve un'utilità economica, l'altra parte riceve soltanto strumenti di distruzione. E quindi alla fine una delle due parti è forte e l'altra parte è completamente annichilita, non soltanto dal punto di vista politico ed economico, ma anche dal punto di vista
del valore. E appunto sarà poi un'enorme ipocrisia europea a giustificare il colonialismo, come se il colonialismo, appunto, come nell'ottica appunto che in definitiva la tratta degli schiavi non avesse come responsabili se non gli africani stessi, i quali in questo modo avevano dimostrato di non essere degni di autogovernarsi e di poter essere salvati soltanto dall'intervento illuminato di una razza superiore come quella bianca occidentale. Ancora l'Europa si serve della manodopera africana? Chiaramente in maniera diversa, però senza dubbio ci sono alcuni aspetti del fenomeno migratorio che sono paragonabili. E intanto dobbiamo appunto tenere presente che abbiamo uno squilibrio per certi versi analogo. C'è in Africa una grande sovrabbondanza di forza lavoro inutilizzata e inutilizzabile. Abbiamo fenomeni di disoccupazione di massa. Ecco, non perdiamo di vista che la base principale del fenomeno migratorio, che poi ha moltissimi aspetti, è un fenomeno complesso, ma la base fondamentale è un eccesso di disoccupazione, specialmente di disoccupazione giovanile e specialmente di disoccupazione in riferimento alle fasce più qualificate della popolazione. Teniamo presente che i migranti non sono praticamente mai i disperati assoluti, quelli che muoiono di fame. Quelli che muoiono di fame e basta. Non migrano, ma sono i potenziali creatori di una classe media, che lì non trovano spazio, che lì non trovano la possibilità di un radicamento economico e quindi sono costretti ad andare altrove, dove però incontrano un tipo di aspettativa che non è affatto sintetizzabile con la loro. Loro in un certo senso si aspettano di diventare altrove quello che non riescono a diventare in patria, cioè classe media. Ma si trovano una domanda di sottoproletariato, non una domanda di classe media. Si trovano ad avere a che fare con una domanda di braccia a poco prezzo, senza diritti, senza protezione sociale, senza riconoscimento, quindi sfruttabile in maniera pressoché illimitata. Sostanzialmente incontrano, diciamola pure in maniera chiara e radicale, una domanda di schiavitù. Loro non vogliono vendersi come schiavi. Loro vogliono vendersi come lavoratori qualificati e come professionisti, ma si trovano ad avere a che fare con una domanda che è quasi esclusivamente una domanda di manodopera ai livelli più bassi, di manodopera talmente precaria da essere in condizioni non tanto dissimili da quelle della schiavitù vera e propria. E quindi sono costretti in qualche modo ad adattarsi a questo tipo di mercato del lavoro perché non incontrano un altro. Perché rispetto ad altri livelli produttivi vengono percepiti come una minaccia, come un concorrente indebito e quindi vengono appunto scaricati sui lavori di peggior qualità, appunto il classico discorso che loro fanno i lavori che non vogliamo fare noi, il che in gran parte è vero. Naturalmente dovremmo anche tenere presente che la presenza di una manodopera non qualificata, non garantita, non riconosciuta, senza diritti e precarizzata fino al limite della schiavitù determina una ricaduta pesante sulla condizione complessiva del lavoro e sulla figura stessa del lavoratore. Se ci sono dei lavoratori che possono essere qualcosa di molto simile a degli schiavi, beh, allora è chiaro che questo determina un abbassamento radicale e complessivo del valore sociale del lavoro in quanto tale. Anche perché il lavoratore nazionale che non si adatta ad una condizione semiservile si trova comunque ad avere la concorrenza di altri che a questa condizione sono costretti ad adattarsi perché non ne trovano un'altra. E quindi nel momento in cui tu sai che il tuo posto può essere preso, diciamo pure da uno schiavo, e a quel punto sei costretto ad accettare cose che altrimenti non accetteresti. Quindi in un certo senso anche tu sei spinto verso una dimensione abbastanza prossima a quella di uno schiavo. La presenza di un lavoro precario di tipo semiservile come quello dei migranti oggi, pensiamo al lavoro agricolo nel sud d'Italia che ormai in gran parte usa questo tipo di braccia, finisce per
determinare un crollo complessivo del valore del lavoro, inteso non soltanto come valore economico, come prezzo. Perché è chiaro che a questo punto c'è una concorrenza verso il basso che spinge in basso i salari, o perlomeno che impedisce di alzarli. Ma finisce anche per determinare una perdita secca di valore umano, di valore anche nell'autorappresentazione. La ragione per cui i migranti vengono percepiti come minaccia è perché una minaccia c'è davvero, solo che la minaccia non viene direttamente da loro, la minaccia viene da come loro vengono utilizzati, viene dal ricatto economico a cui la loro presenza dà luogo, e non sono loro i ricattatori, sono quelli che li sfruttano, i ricattatori. È chiaro che questa riduzione di valore del lavoro determina anche una analoga riduzione di lavoro, di valore del datore di lavoro, perché il datore di lavoro smette di essere un imprenditore degno di questo nome per diventare sempre di più uno sfruttatore puro, uno che non rischia, uno che spende poco, uno che se ne frega delle condizioni dei suoi lavoratori, uno che non si pone minimamente il problema di un valore sociale della sua attività. Cosa che non è a priori impossibile per un imprenditore. Non c'è un conflitto inevitabile tra una imprenditoria sana e un riconoscimento di valori solidali e comunitari dell'economia. Senza stare a citare un'esperienza unica e ripetibile come quella di Olivetti, c'è comunque un'imprenditoria con preoccupazioni sociali. È chiaro che questa stessa imprenditoria viene scoraggiata e sostanzialmente emarginata nel momento in cui è molto più facile fare l'imprenditore sfruttando al massimo una forza lavoro non garantita. Anche questo, se vogliamo, è qualcosa che spinge l'economia europea e in parte non meno grande anche l'economia americana, pensiamo al rapporto col Sud America, che è molto analogo a quello che noi abbiamo con l'Africa adesso, verso condizioni sicuramente deteriori e sicuramente più arretrate rispetto all'attuale, ma in qualche modo per certi versi persino precapitalistiche. Finisce per introdursi all'interno del capitalismo un modo di gestire il lavoro che è di tipo semiservile, di tipo, se non vogliamo parlare di schiavitù, perlomeno di servitù della gleba.